tanto che ci sono gli ultimi accordi, io intanto vi saluto, vi ringrazio per essere con noi oggi, ringrazio Barbara Caffi naturalmente per essere voluta essere qui ancora con noi con questo suo lavoro, questo suo libro che è già stato presentato, se vogliamo, come libro, come composizione, però c'è tanto dentro e quindi ci sono tante sfaccettature, tante angolazioni attraverso cui leggerlo. E questa sera la data, la Commissione Cultura, su un'idea di Cele Coppini, propone una lettura un po' particolare, una lettura di voci. Ecco, all'interno del libro c'è questo interesse sulla voce di chi si è trovato comunque a vivere particolari situazioni. E quindi ci saranno le voci date dai nostri lettori, ai memori e di Antonio Bonetti, che ringrazio. Ci sarà la voce della relatrice che colloquierà con Cele Coppini. E poi ci saranno altre voci, altri suoni, immagini, nell'idea di due spezzoni di video, sono due video vero creati dal nostro Alberto Bruschi del gruppo fotografico cremonese, che ovvio non sono documentari, questo lo dico subito, però servono per riportarci, per portarci meglio in quegli anni, in quel momento, in quell'ambiente, ma soprattutto in quelle emozioni, in quelle sensazioni che circondavano, che facevano da cornice agli avvenimenti che invece vengono descritti nel libro. Io ripeto, ringrazio tutti quelli che hanno permesso questo pomeriggio e credo che ci sia subito il video. Sì, infatti, buonasera a tutti, partiremo allora con questo video che è stato assemblato da Alberto Bruschi proprio per entrare nel vivo dell'atmosfera di quegli anni. Dei quali racconta il libro, cioè siamo tra il 1944 e i primi mesi del 1945, quando la Repubblica di Salò sta vivendo gli ultimi momenti della sua travagliata esistenza e la guerra ormai si profila come definitivamente persa. Quindi io entrerei con questo bel video subito nello spirito della conversazione e poi cominceremo la nostra conversazione. Una musica allegra, quella delle sorelle del Violescano, del Violescano molto allegro, insomma, per entrare anche un po' nello spirito di quella che era la cultura popolare del tempo, e dall'altra parte far vedere invece le immagini di una città che stava vivendo dei momenti molto drammatici, in particolare per la presenza di un luogo che potremmo definire della paura e del sospetto, che è la Villa Merli. Quanto costituisce il contenuto del libro nasce proprio da un dossier che si è miracolosamente salvato dalla distruzione dei documenti avvenuta nel 1946 dopo appunto la caduta del regime fascista, e che riguardano l'inchiesta della questura cremonese nel 1946 relativamente ai crimini commessi dall'ufficio politico investigativo fascista, il famigerato UPI, che aveva sede a Villa Merli. Quindi siamo nel periodo della Repubblica Sociale della Guerra, in un clima confuso di sospetto, in un clima crudele, in un clima crudele che, come scrive l'autrice, è di tutto contro tutto. Quindi io prima di così proporre a Barbara la prima domanda per quello che riguarda un po' questo suo veramente ponderoso e importantissimo lavoro,
Volevo dire che a mio parere il libro Villamelli rappresenta uno dei casi editoriali più interessanti che sono emersi a Cremona, sono usciti insomma a Cremona negli ultimi anni, non solo per il contenuto che è del tutto inedito, ma anche proprio per un discorso di possibilità di diverse chiavi di lettura che il testo presenta, tanto che la stessa Barbara mi diceva in questi giorni forse è più facile dire cosa non è di quello che è, ma potremo notare anche durante appunto la conversazione che l'autrice opta per un tipo di scrittura particolare, scegliendo per due scritture fondamentalmente diverse. Una è la scrittura asettica, potremmo dire, scientifica, di quando lei registra il documento e lo riporta così come lo ha letto e lo ha esaminato nelle pagine del dossier, e dall'altra parte invece la particolarissima scrittura molto narrativa, molto personale, molto sua, che adotta quando entra direttamente nel discorso, nelle storie di vita delle persone, nelle vicende, negli stati d'animo, in questa atmosfera sottile di paura, di sospetto che serpeggia attorno a questa, a questo luogo appunto così di un po' drammatico, anche un po' di incubo che è per la città la Villamelli. Quindi questa tipicità della scrittura è uno, secondo me, degli aspetti che fa di questo libro un libro veramente molto interessante, uno dei casi più particolari editi a Cremona negli ultimi tempi. Ecco, io partirei quindi subito per dare la parola alla nostra autrice, chiedendole insomma qualcosa che secondo me è indispensabile per poter capire poi tutto lo spirito del libro, cioè come mai o attraverso quali dinamiche questo dossier si è miracolosamente salvato, perché il proprietario a un certo punto, a distanza di 70 anni o più, ha deciso di riportarlo alla luce e come è arrivato nelle tue mani. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere presenti. Questo dossier si è materializzato nelle mie mani nell'estate del 2016, poco dopo Ferragosto, e la sua prima comparsa è stata una mail che era arrivata alla segreteria del giornale, molto laconica, diceva ho del materiale su Villamelli che vi interessa. La segreteria l'ha passata al direttore, il direttore l'ha passata a me, nel frattempo eravamo a cavallo di Ferragosto, c'era una domenica di mezzo, sono passati solo 4 giorni. Io ho contattato, non diceva nient'altro, quindi il materiale su Villamelli poteva essere anche una semplice cartolina, una lettera, cioè c'era scritto la portata dei documenti. Ho contattato l'autore della mail, che mi ha dato poi il numero di telefono, mi ha telefonato, mi ha detto il materiale c'era mio papà, adesso è in vacanza, ci risentiamo tra un paio di settimane. E dopodiché appunto c'è stato un nuovo contatto e ci siamo visti. La persona che mi ha dato i documenti non è di Cremona, ma non abita più a Cremona da parecchi anni, e comunque mi ha raccontato la storia. Nell'estate nel giugno del 45, quindi poche settimane dopo la fine della guerra, la questura di Cremona apre un'inchiesta su quanto commesso a Villamelli. Villamelli era appunto la sede dell'ufficio politico investigativo, lo è stata a partire dall'estate del 44 e fino alla fine della guerra, ed è entrata era un luogo dove appunto venivano non sempre ma spesso torturati i partigiani, i renitenti alla leva, le persone che appoggiavano comunque la rete clandestina, per appunto era l'ufficio politico, si occupavano anche di annonarie. È entrata nell'immaginario dei cremonesi, perché soprattutto per gli anziani il termine Villamelli evoca cose tremende, cioè viene usato tuttora per indicare il disordine, la paura, l'alzata di voce. E comunque appunto la questura apre un'inchiesta nel giugno del 45, questa inchiesta viene chiusa nell'ottobre dello stesso anno, tutti gli atti vengono trasmessi alla procura. E la procura farà un processo che si svolge tra l'aprile e il maggio del 1946,
quindi quando c'è ancora la monarchia, cioè siamo ancora in una fase di transizione praticamente. Il primo processo si chiude appunto nell'aprile del 96 e si chiude con una serie di condanne pesantissime. Ci sono un paio di condanne a morte, molte condanne superano i 20 e i 30 anni e ci sono solo 4 persone, donne, 3 o 4, adesso non mi ricordo esattamente il numero, che vengono prosciolte per insufficienza di prove. C'è poi il referendum Monarchia Repubblica, si insedia il primo governo e uno dei primi atti, anzi tra l'altro non so neanche se era già costituito il governo, comunque uno dei primi atti del governo in transizione è l'amnistia Togliatti. Siamo al 22 giugno del 1946, era un tentativo di pacificare il paese, usciva da 20 anni e passa di dittatura, da 5 anni di guerra, da una guerra di liberazione o civile che dir si voglia, anche se poi cioè, si può discutere, comunque sanguinosa e feroce. E questo tentativo passava appunto attraverso il condono delle pene, quindi tutto quello che era stato commesso entro un certo periodo veniva praticamente chiuso con un colpo di spugna, detto proprio in termini un po' brutali, forse impropri, ma brutali. L'amnistia Togliatti non prevede, Togliatti era il ministro della giustizia allora, l'amnistia Togliatti non prevede la distruzione dei documenti perché vengono cancellate le pene, ma non viene cancellata, cioè non viene cancellato il fatto in sé, quindi da nessuna parte c'è scritto distruggete i documenti. Ma la questura di Cremona nel giugno del 1946 arriva l'ordine che il dossier relativo all'inchiesta su Villa Verde doveva andare distrutto. Un gruppo di poliziotti decide di non starci e quindi di sottrarre questo materiale e di nasconderlo. Lo fa poi di fatto una persona con la complicità di altri, porta a casa il tutto, lo nasconde praticamente fino a quando muore e comunque quando il figlio è nato sicuramente, adesso non gli ho chiesto l'età, però è sicuramente nato dopo la guerra perché ha meno di 70 anni, è abbastanza grande, il padre gli racconta la storia di questo dossier e gli dice che di aver fatto tutto questo perché voleva che la verità non venisse cancellata e che quindi sperava che prima o poi il materiale potesse essere divulgato e reso pubblico, chiedendo al figlio però di far passare anche un numero di anni congruo perché non era ovviamente mosso lui da spirito di vendetta, da desiderio di fare del male, di riaprire ferite, e gli ha chiesto una cinquantina d'anni, che poi tra l'altro è anche il termine credo legale per i documenti, ma non credo che l'avesse fatto proprio solo con quell'intenzione. I figli di anni li ha fatti passare 70, nel frattempo oltre al papà è morta anche la mamma, credo che dal suo punto di vista abbia voluto chiudere in qualche modo un cerchio familiare, anche perché portando a casa i documenti quest'uomo poliziotto ha rischiato sicuramente, soprattutto la polizia all'epoca era un corpo militare, quindi ha rischiato la corte marziale, ha rischiato grosso, anche perché lui l'ha fatto mosso da una spinta idealista, però nessuno poteva ovviamente, cioè non si poteva anche accusare di voler ricattare qualcuno. Comunque appunto sono passati 72 anni e lui si era fatto vivo. Consegna il materiale poi di fatto a me, anche se poi io sono stata il tramite per il giornale, quindi lui lo voleva consegnare al giornale perché fosse reso pubblico. E devo precisare questo, e lo dico perché è una voce che è circolata, il dossier non è stato pagato, non ci è stato chiesto un euro, sicuramente non l'avremmo accettato, perché comunque abbiamo riconosciuto anche una spinta ideale dietro questa cessione, il fatto di, anzi poi tecnicamente, siccome ci siamo sempre incontrati al bar, ha sempre anche offerto lui, quindi sono in debito in qualche modo. E quindi appunto non è stato ma neanche chiesto, e comunque ci ha affidato il dossier, ci ha dato una settimana di tempo per pensare a che cosa potevamo farne. La decisione che poi vabbè, di fatto è stata del direttore Vittoriano Zanoli, ma cioè, mi ha chiesto ovviamente il parere, credo che ci abbiamo messo 30 secondi a decidere che sarebbe stato pubblicato, che dovevamo utilizzare. E mi ha dato tutto il tempo che volevo, non mi ha chiesto niente, cioè parlo del direttore, ho avuto assolutamente carta bianca, nessuna delle puntate che sono uscite sul giornale, che sono state 20 più una conclusiva con un po' di bibliografia, è stata letta prima, è stata
giudicata, corretta, guardata, ma proprio uscita io, cioè è stato veramente un volo senza paracadute. Il fatto stesso che fossero 20 puntate l'ho praticamente deciso io quando eravamo arrivati alla decima, che lui mi ha detto ma andiamo avanti ancora, e io ho detto ma sì, secondo me un'altra decina ce la possiamo fare, ecco, quindi è stato veramente, ce l'ho avuto in mano. E per me è stato uno shock, perché io non sono una storica, non avevo mai visto un documento originale, non ho neanche il libro d'epoca in casa, cioè quindi non... Il fatto stesso di avere della carta velina in casa, perché poi ufficialmente il dossier è stato al giornale, in realtà per quasi tutto il tempo è stato in casa mia. Quindi cioè, io mi sono ritrovata per 9 mesi praticamente a entrare in casa e la prima cosa che facevo era andare a controllare se nella libreria c'era ancora il faldone. Devo dire che quando l'ho restituito al proprietario l'estate scorsa ho avuto anche un po' un senso, mi mancava, c'era un buco nella cosa perché occupava fisicamente anche lo spazio. E appunto il mio approccio è stato non storico, perché non avrei potuto dare un approccio alla storia. Tra l'altro è un argomento di cui io sapevo pochissimo, non ho tra l'altro studiato storia al liceo male, e quindi ho dovuto, insomma, ho fatto cose che non facevo dai tempi dell'università. Sono tornata in biblioteca, ho avuto, ma non la tua, no, perché mi è entrato anche in panico, perché siccome devo prendere dei libri in prestito, la sola idea di entrare, fare i moduli, eccetera, eccetera, ho detto no. Prima ho detto chiedo a Raffaele, ho detto non posso andare avanti un anno a chiedere libri che lei mi porta fuori, allora sono andata al centro fumetto che chiedendo i libri tramite internet. Vabbè, comunque adesso scusate la digressione. Il mio approccio, dicevo, non è stato storico, perché io ho individuato, c'erano delle persone che erano testimoni diretti delle cose, sopravvissute alle torture, in altri casi erano parenti delle vittime. C'erano anche i persecutori, perché naturalmente vengono interrogati anche i poliziotti dei lupi, che si difendono e che sono persone a cui è crollato il mondo addosso nel giro di poche settimane, poi alla fine, perché si ritrovano da persecutori ad accusati nel giro di pochissimo. Oltretutto, ripeto, questi interrogatori, queste testimonianze sono raccolte quando le ferite sono ancora freschissime, perché siamo nell'estate del 45. E anche per quanto riguarda le persone che lavoravano al Lupi, i loro capi, cioè il colonnello Tambini, che era il capo della Guardia Nazionale Repubblicana, e il maggiore Milanesi, erano stati fucilati. Quindi loro non potevano ovviamente sapere che di lì a un anno ci sarebbe stata l'amnistia. La loro prospettiva era una condanna a morte, comunque a pene pesantissime. Infatti si comprende umanamente anche se poi, cioè, sono un po' ridicoli, perché naturalmente la linea difensiva è: io non c'ero, non è successo niente, forse qualcun altro, però umanamente comprensibile, insomma. Benissimo, però volevo aggiungere a quello che diceva Barbara che è un libro che si presta a delle diverse chiavi di lettura, anche se le dice: non sono una storica, devo, lei è soprattutto una scrittrice, narra con grande maestria e coinvolge il lettore, è vero. È infatti un libro che si legge la prima volta tutto di un fiato, poi dopo però bisogna riprendere in mano, rileggere con calma, meditare, perché tante sono le vicende, tante sono le storie di vita che emergono da questo dossier. Che si tratti di carnefici o di vittime, che si tratti di figure politiche importanti o semplici cittadini che conducono appunto la loro esistenza in famiglia, nel lavoro, molto semplicemente. Quindi, dicevo, si presta a varie chiavi di lettura, che può essere quella storico-narrativa o storico-politica, anche a seconda della sensibilità e del pensiero del lettore. Concordamente con Barbara, noi abbiamo scelto questa sera di dare un taglio narrativo umano, ovvero sia di puntare così il nostro discorso, la nostra attenzione, il nostro racconto su le storie di vita che emergono nel libro.
storie di vita veramente, veramente toccanti per la maggior parte, inquietanti per altre, sfuggenti per altre ancora, e le vedremo. Quindi io comincerei subito col parlare di uno dei capitoli che più, scusate se parlo a titolo personale, però insomma è un libro che mi ha molto preso, che mi ha più così, che mi ha più toccato, che mi ha più emozionato, ed è il capitolo riguardante le signorine dell'IMS. Allora, se Barbara è d'accordo, io farei leggere da Amy Mori qualche passo del capitolo e poi tu entrerai nell'argomento e ci spiegherai, cioè, e approfondirai meglio il discorso di queste signorine ventenni che si trovano a un certo punto coinvolte in una tragedia più grande. Le parole di Agnese non le dimentichi più. Di lei le carte dicono ovviamente poco, se non il nome. Agnese è di fantasia e che era nata a Ferrara nel 1922, il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. A Cremona abitava in via Piave, faceva l'impiegata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Erano anni di guerra, di fame, di paura, e chissà quali erano i sogni di Agnese dei suoi 20 anni. Forse aveva un amore, forse teneva da conto un abito a fiori o un rossetto e ogni tanto andava a ballare. Forse aspettava la domenica per andare al cinema, sognava un fidanzato con il volto di Amedeo Nazzari, sapeva che prima o poi avrebbe avuto una casa, dei bambini e ogni tanto si arricciava i capelli fissandoli con i beccucci. Imparava l'amore dai romanzi di Viala perché c'era la guerra, sì, ma lei aveva 20 anni e tutta la vita davanti a sé. La denuncia presentata in questura nell'estate del 1945, questo non lo dice, lo possiamo solo immaginare. Di Agnese e di Angela, Maria Luisa, anche loro impiegati alla previdenza sociale, anche loro poco più che ventenni, anche loro chiamati con un nome finto che ne tutela la reale identità. Sappiamo solo che furono mandati in Germania a lavorare, bollate come prostitute, correndo il rischio concreto di finire in un postribolo, oppure, visto che la prostituzione al pari dell'omosessualità era considerata dai nazisti una devianza sessuale, addirittura in un campo di concentramento. La loro colpa? Fummo denunciati unitamente ad altri colleghi di ufficio farinacci come antifasciste ed autrici di discorsi e frasi contrarie alla Repubblica, denunciano a guerra ormai finita. I riferimenti a ciò che le tre giovani hanno o avrebbero detto sono vaghi. Dalle testimonianze emerge un solo episodio specifico, risalente al febbraio del 1944. Una sera, nell'ora di lavoro straordinario, al passaggio di soldati che cantavano, la impiegata disse la frase: «Pensano di vincere la guerra cantando», testimonia una collega. Una più, sì. Allora, specifico una cosa, in questo dossier non ci sono, era puramente a uso interno, cioè materiale, quindi non ci sono le domande della polizia, ma ci sono solo le risposte, le domande si possono solo intuire, non è difficile peraltro. Questa denuncia viene fatta riguardo un delatore, che sarebbe il collega di queste impiegate, che denuncia appunto questa frase, forse mi auguro io qualcos'altro. Succede questo, nel 44 Farinacci una mattina convoca una ventina di impiegati della Previdenza Sociale, più o meno divisi tra uomini e donne, ovviamente, e fa una scenata che loro ricordano ancora a distanza di mesi come molto violenta. Naturalmente sulla Farinacci ci sono altre figure, altri militi della milizia, e li insulta pesantemente, li minaccia, ne raccoglie i nomi, la cosa va avanti per ora al punto che c'è una persona che ha un crollo nervoso, saranno in due ad avere un crollo nervoso e
viene ricoverata, convoca il colonnello Tambini, che come dicevo prima era il capo della Guardia Nazionale Repubblicana, il quale naturalmente dice sì, Dalli ha messo, io cosa farne. Lui era arrivato dal poligono di tiro dove venivano fucilate le persone, quindi insomma l'atmosfera è pesantissima, e addirittura a distanza di mesi, appunto quando la guerra è già finita, sono molto concitati nel raccontare, nel ricordare, nel dire sì, poi è successo questo, ho detto quello, cioè, quindi anche, è un affresco drammatico che viene fuori, un affresco corale molto drammatico. E alla fine vengono raccolti, dopo ore di insulti e minacce, gli uomini vengono lasciati andare, vengono raccolti i nomi delle donne e per loro viene deciso che saranno mandati in Germania a lavorare. Io ho usato il termine deportate, che è un po' improprio, c'era però il collocamento obbligatorio. Il collocamento di lavoro in Germania comincia ben prima della guerra, verso la fine degli anni 30, e all'inizio era su base volontaria. Molti avevano accettato, anche perché in Germania venivano, insomma, le persone venivano pagate meglio che in Italia, però poi naturalmente questo dura per un paio d'anni. Quando comincia la guerra, sono sempre meno le persone che vogliono andare a lavorare in Germania, un po' perché gli uomini vengono mandati al fronte, servono anche in Italia. Quindi le persone che vengono collocate obbligatoriamente sono persone che di solito si sono macchiate di reati grandi o piccoli, comunque sono tendenzialmente antifascisti, hanno fatto qualcosa. Quindi vanno in Germania in qualche modo etichettati come nemici del regime fascista e quindi anche del regime nazista. Vengono trattati a livelli di semischiavitù, malissimo, non poco pagati, e perciò ovviamente nessuno, appunto, ci voleva più andare. E è la pena che capita anche a questa decina di donne. Poi in realtà partono in tre, perché una è una mamma, ha due bambini piccoli, quindi viene esentata dalla partenza. Un'altra sta male, appunto, al momento di salire sul treno, quindi viene ricoverata. A distanza di qualche mese, quando ci sarà appunto la denuncia, a parte che sul vicino al suo nome Amatita è aggiunto tra parentesi la parola ammattita, e quindi c'è, cioè, appunto, questo per dire evidentemente qual era lo stato di paura. E alla fine si ritrovano a partire in tre, che scoprono di avere come etichetta, insomma come definizione sul libretto di lavoro, la qualifica di prostitute. Sono ragazze che hanno 20 anni, un poco più, sono ragazze nubili, probabilmente non avevano mai avuto un fidanzato, comunque se anche l'avessero avuto, immagino che col senso del pudore che c'era all'epoca, non credo che avessero avuto rapporti sessuali. E quando arrivano in quelli che sono inizialmente dei campi di concentramento, poi verranno smistate e andranno a lavorare in una birreria e in una stalla, vengono ovviamente trattate come tali, visitate come tali, sono visite mediche, però negli anni 40 credo che dal medico non ci si andasse, sicuramente non si andava al ginecologo, se no appunto forse morte, cioè il medico ti visitava nell'altra stanza. E quindi ho immaginato veramente io tra l'altro quando ho cominciato a leggere questa cosa non sapevo che poi erano tornate, non avevo capito dai nomi, perché molti nomi poi sono uguali, poi alcuni erano indicati solo col nome, altri col cognome, e veramente io non ho dormito. E tra l'altro tutto questo per una colpa che non si capisce, perché poi alla fine nessuno riesce, cioè tutte queste persone, tutti li costruiscono la scenata di farinacce, ma nessuno riesce a dire, cioè ci hanno condannato per questo. Cioè l'unico elemento che emerge è questa battuta, che appunto passano i soldati sotto la finestra e una dice, pensano di vincere la guerra cantando. Quindi immagino che gli altri avranno al massimo sorriso, perché non è una battuta per cui ci si sganasce, si rotola, cioè una cosa. Quindi per la battuta pronunciata da una persona sono convocati in 20, condannati in 10 e partono in 3. E partono in 3 semplicemente perché le altre, appunto a parte quella che era stata male, la mamma, le altre riescono a scappare e a nascondersi presso i familiari. Queste non erano di Cremona, tra l'altro, quindi non avevano neanche probabilmente la possibilità di appoggiarsi a qualcuno. Sono tornate tutte. Ecco, questa è l'unica, in qualche modo, l'unica nota positiva. Però era, vabbè, da una parte la storia agghiacciante, peraltro capitata a milioni di donne che sono state deportate perché ebree, perché zinga, cioè quindi è chiaro che poi il destino era quello. Loro hanno corso il rischio di essere, di finire anche in una camera gas, perché comunque la prostituzione era al pari dell'omosessualità, era considerata una devianza sessuale, quindi faceva parte delle categorie
diverse che nei campi di concentramento finivano con lo sterminio. Quindi il rischio loro è stato quello. Poi, cioè, diciamo che solo hanno subito qualche mese di quasi schiavitù. L'ennesima dimostrazione che lo Stato di diritto non esisteva, anche perché poi tra l'altro parte l'assoluta discrepanza tra la battuta e la pena, e poi di solito insomma, cioè, la colpa è individuale giuridicamente, non è certo collettiva. E questo, e oltretutto Farinacci era sì il RAS, però non era nessuno, non era un giudice, non era podestà, non aveva nessuna carica tale per cui potesse decidere di mandare qualcuno, cioè non aveva nessuna carica in uno stato di diritto, naturalmente, poi non stiamo ovviamente parlando di uno stato di diritto. Benissimo, vediamo allora sempre dalla voce di Eni Mori come si conclude, per fortuna felicemente, la vicenda di Agnese Maria Luisa. Vicenda delle signorine della previdenza sociale. Il giorno della partenza una ha un collasso nervoso, viene ricoverata in ospedale e le conseguenze dureranno mesi. Un'altra è mamma di due bambini piccoli, viene dispensata dal lavoro in Germania. Qualcun'altra è riuscita nel frattempo a darsi alla mafia. Di una decina di impiegati restano Agnese, Maria Luisa e Angela, etichettate come prostitute e come tali mandate in Germania. Ad attenderle lì non c'è un bordello, ma una stalla, una birreria, ed è l'unica nota positiva di questa storia tremenda. Fui destinata ad un'azienda agricola a compiere lavori molto superiori alle mie forze, ricorda Maria Luisa nella denuncia. Infatti pulivo stalle e bestie, aravo i campi, facevo ogni altra sorta di lavoro, iniziando alle 4:30 del mattino fino alle ore 21, con un'ora appena di intervallo. Dopo qualche mese, estenuata dalla fatica che non riuscivo più a sopportare, scappai dall'azienda, ma dovetti perciò scontare 8 giorni di prigione. Fui poi destinata ad una birreria e anche qui, fino al termine del mio internamento, dovetti adattarmi a lavori pesanti, di pulizia la più bassa. Lavorai per tutti i 6 mesi di permanenza in Germania in una birreria e ristorante, dove eseguivo anche i più pesanti lavori di bassa pulizia. Iniziavo il lavoro alle 5 del mattino, terminavo alle ore 23 o 24, con appena una mezz'ora di intervallo a mezzogiorno. Questa è la testimonianza di Agnese. Gli agenti della questura che raccolgono la loro denuncia le chiamano le signorine della previdenza sociale. E nell'espressione signorina, oggi praticamente estinta, si avverte la loro partecipazione emotiva, il loro disagio, il loro probabile imbarazzo nel trovarsi di fronte a giovani donne che avevano quasi sicuramente la stessa età delle loro sorelle, delle loro mogli, delle loro fidanzate. Appena arrivata in Germania, racconta Agnese agli agenti a guerra finita, fui portata in un campo di concentramento dove subì una visita medica accuratissima. Mi costrinsero a spogliarmi interamente in presenza di alcuni medici ed infermieri, e ciò malgrado le mie proteste. Omettiamo di trascrivere le parti più crude, non è necessario. A più di 70 anni di distanza possiamo solo sperare che, finita la guerra, Agnese, Maria Luisa e Angela abbiano ritrovato i loro sogni di ventenni e che qualcuno le abbia viste ballare con un vestito a fiori. Sono pagine molto toccanti, ma non solo le sole del libro, lo vedremo, ci sono anche figure maschili che presentano delle condizioni di grande drammaticità e anche di grande umanità, ma nel libro di Barbara Campi, Villa Merli acquista anche il significato di luogo delle lacrime, un edificio sinistro che i cremonesi guardano con paura, con sospetto, da cui girano alla larga. Su Villa Merli si raccontano tante storie che poi magari non tutte erano veritiere,
ma è anche il luogo della delazione, è anche il luogo degli informatori, è anche il luogo delle spie, è il luogo delle denunce. E in questa atmosfera così, voglio dire, inquietante, si colloca un'altra figura, ancora femminile, che è quella di Maria Corbellini. È una spia praticamente di Farinacci, se non sbaglio, più o meno, poi lo spiegherai tu. Maria Corbellini è una donna assolutamente anonima, viene descritta nel dossier come bassotta, mora, piuttosto grassoccia, molto defilata e sfuggente, capace di mimetizzarsi e di passare inosservata, però è una delle spie più efficienti del Lupi, e cioè dell'istituto, dell'ufficio politico investigativo. È un personaggio, dicevo, molto inquietante, che coinvolge nella narrazione anche un'altra organizzazione spionistica invece molto più, voglio dire, efferata, crudele, che è quella della Banda Coca. E proprio di Maria Corbellini, questa donna si chiama Maria Corbellini, come ho detto, è di Maria Corbellini e della Banda Coca, vorrei chiederti qualche notizia. Per parlare di Maria Corbellini occorre fare una digressione un po' lunga, perché naturalmente non tutti possono sapere, non lo sapevo neanche io ovviamente. Assolutamente. Tra l'altro è stata la prima cosa che ho scoperto, è dovuta proprio alla mia ignoranza, perché dopo un paio di giorni che io stavo leggendo questo dossier, mi sono detta, ma che cos'era Lupi alla fine? Perché sì, vabbè, ufficio politico investigativo, ma che cos'era? E allora, era una sera, cioè la prima cosa che ho fatto è stato cercare in internet Lupi Cremona, Unione delle Province Italiane, una marea di delibere, ho detto Lupi, fascismo, Cremona. E salta fuori come terzo o quarto risultato una citazione da un libro di uno storico siciliano, in cui si dice, arriva in Sicilia Maria Corbellini, ex banda Coc, già dei Lupi di Cremona, e arriva a cercare il bandito Salvatore Giuliano. Qui ho avuto uno shock, ho detto. E allora ho cominciato a cercare notizie su Maria Corbellini e approfondire la cosa. Allora, premessa, siamo nell'estate più o meno del 44. Ci sono due persone che per Gerardo, sono due pezze grosse del fascismo, uno cremonese Farinacci, l'altro non cremonese Pietro Coc. Roberto Coc è uno che fa dell'altro nella vita, però quindi io lo chiamerò Roberto, ma in realtà era Pietro. È un musicista, quindi è un nome che mi ricordo, che per motivi diversi sono da una parte potentissimi, dall'altra stanno incontrando delle grosse difficoltà con gli altri gerarchi, con Mussolini, con i tedeschi. Farinacci, perché dopo i fatti del 25 luglio, lui aveva, cioè allora, quando c'era stata la riunione del Consiglio, quella che poi aveva portato alla destituzione di Mussolini, Farinacci aveva presentato anche lui una mozione di sfiducia, poi era passata quella di Grandi, comunque anche Farinacci si era messo contro Mussolini. I rapporti tra Mussolini e Farinacci sono conflittuali fin dagli anni 20, perché erano amici, nemici, rivali, uno doveva essere il delfino, però tendeva a scavalcare. Farinacci era più fascista di Mussolini, non ha mai accettato in qualche modo l'aspetto poi di, cioè quando Mussolini è arrivato al governo ha cercato di attenuare l'aspetto più squadrista, Farinacci invece avrebbe proseguito su quella strada, lui era il più fino nazista, cioè lui era più di tutti. Quindi dopo il 25 luglio però cade completamente in disgrazia davanti agli occhi del Duce. Per di più, siccome lui si rifugia in Germania e sconvolge Hitler per la sua vigliaccheria, perché dice, cioè come nel momento in cui tu scappi, perché Farinacci scappa in Germania, oltretutto che tu addirittura travestito, e quindi perde l'appoggio dei tedeschi. Per di più è accusato, e questa è la cosa più grave, di evasione fiscale. Una commissione del governo Badoglio, quindi l'altra parte d'Italia, aveva, cioè come uno dei primi atti, quando era appunto al momento della destituzione, di Mussolini, era stato quello di istituire una commissione per verificare gli arricchimenti illeciti dei gerarchi fascisti. E tra questi uno dei più appunto arricchiti era, in maniera presumibile forse illecita,
era Farinacci, accusato di evasione fiscale per la cifra esatta non me lo ricordo, ma era credo 3 milioni di lire. Ricordo che la canzone 1000 lire al mese è del 1939, quindi un'evasione di 3 milioni è una cifra decisamente consistente. Proprio per questo a Farinacci vengono confiscati proprietà immobiliari, terreni e buoni del tesoro per appunto un valore di 3 milioni, che sarebbe la cifra della presunta evasione. C'è però la guerra, nel frattempo appunto nasce la Repubblica Sociale, dopo l'8 settembre la Repubblica Sociale nasce intorno al 23 dicembre di settembre del 43. Naturalmente i lavori della Commissione Badoglio non contano nulla nella Repubblica Sociale, però Mussolini istituisce una commissione analoga che arriva più o meno alle stesse conclusioni. Si decide di congelare tutto perché c'è la guerra in corso, però i soldi, i terreni eccetera restano confiscati. Quindi Farinacci da una parte è in cerca di un'occasione di riscatto. Dall'altra parte c'è Pietro Koch. Pietro Koch era, non saprei neanche come definirlo, però cioè, insomma, rasenta la mostruosità. Di Koch dovrebbe esserci. No, è quello con la bicicletta. Scusate. Allora, Pietro Koch era una persona che amava la bella vita, amava le belle donne, amava poi, cioè quando raggiunge l'apice, che parlava così della sua carriera, amava circondarsi di attrici. E, diciamo, resta anonimo fino all'8 settembre, cioè nel senso che non si sa esattamente che cosa faccia, non fa niente di particolare. È un ragazzo, lui morirà nel 45, non ha ancora compiuto 27 anni, quindi tutto questo rapportiamo a un'età giovanissima. Dopo l'8 settembre si avvicina alla banda di Mario Carità a Firenze. Col termine banda non si intende niente di negativo, è semplicemente vuol dire gruppo, compagnia. È un reparto di speciale di polizia. I reparti speciali di polizia erano, ce ne sono stati 4 o 5 in Italia e nella Repubblica Sociale, erano praticamente dei gruppi di persone che facevano esplicitamente la lotta ai partigiani, avevano il permesso del questore di riferimento, quindi non è che fosse stata la mattina e si faceva la banda, però poi avevano carta bianca nel fare le cose, quindi tutto quello che viene fatto dai reparti speciali va oltre un limite. Nel caso di Koch si arriverà a veri e propri atti di sadismo. Comunque lui appunto comincia a Firenze con la banda di Mario Carità, poi fa il salto di qualità, diciamo, perché riesce a introdursi in un convento. I conventi erano sotto la giurisdizione vaticana, quindi di fatto erano esentati, cioè non ci si poteva andare, e ad arrestare un generale. Lui riesce a fare questo perché ottiene il permesso dei tedeschi. Il fatto di avere il padre tedesco per lui era stato un vantaggio, parlava la lingua. Poi i tedeschi non si sono mai fidati fino in fondo degli italiani, quindi il fatto di avere uno che, insomma, con cui potevano parlare per loro era in qualche modo un vantaggio. Quindi ottiene appunto il permesso per fare una sua banda, la banda Koch, si trasferisce a Roma e a Roma ovviamente ne fa di tutti i colori, sarà tra i principali collaboratori di Priebke e di Kappler, sarà quello che fornirà il maggior numero di persone poi trucidate alle fosse ardeatine, lui e la sua banda. Nel frattempo gli alleati si spingono, arrivano a Roma, quindi lui va verso il nord e arriva a Milano. E requisisce una villa Fossati, e la trasforma in quella che diventerà la Villa Triste di Milano. Che ormai c'è tutte, allora ogni città della Repubblica Sociale aveva una villa merda, eccetera. Vengono chiamate tutte Ville Triste perché ricordo va alla villa di Koch. In questa villa vengono compiute torture veramente di ogni genere. Tra l'altro nella sua banda, che era composta da una settantina di persone, c'erano anche una decina di donne. E la banda Koch era l'unica che torturava, le cui torture avevano una grandissima connotazione anche sessuale, proprio per la presenza di queste donne. Girava cocaina a fiumi, giravano liquori, le cose eccetera, quindi si va veramente oltre ogni limite.
al punto che non solo ovviamente i cittadini di Milano sono terrorizzati, ma che l'efferatezza della banda Koch irrita i stessi tedeschi, che sono anche un po' stufi di coprirgli le spalle, irrita profondamente i fascisti, induce il cardinale Schuster, ricordo che il Vaticano era neutrale, quindi interveniva il meno possibile, a protestare direttamente con Mussolini. E quindi Koch è in difficoltà, perciò ci ritroviamo con Koch che è in difficoltà da una parte e Farinacci che è in difficoltà per motivi completamente diversi dall'altra. Nasce a questo punto una sorta di guerra di spie, perché Koch manda in tempi diversi tre persone del suo gruppo a Cremona a investigare su Farinacci. Solo che manda le persone sbagliate, nel senso che due sono completamente stupidi, cioè nel senso che credo che siano le uniche spie della storia che arrivano in una città dicendo io faccio la spia, sto facendo un'indagine su Farinacci. Uno va da Maria Antonioli, che è la segretaria amante di Farinacci, segretaria storica, dicendo dimmi qualcosa del tuo capo, cioè, quindi veramente due cretini integrali. La terza è una donna che avrebbe l'incarico di infilarsi nel letto di Milanesi, che era responsabile dei lupi, per capirne le confidenze, probabilmente lo fa, ma tutti al lupi capiscono che lei è una spia. Il quarto è un prete agghiacciante che si chiamava Don Ildefonso e Paminon da Troia, e che durante le torture della banda Koch lui suonava in computer in Schubert assistendo alle torture, questo per inquadrare il personaggino, e che però si fa furbo, entra effettivamente nel giro di Farinacci, diventa praticamente il braccio destro di Don Tullio Calcagno, che era quello che aveva aperto la Crociata Italica, quindi un giornale che era più fascista che clericale, al punto che il vescovo di Cremona Cazzani aveva detto a tutti, a livello nazionale, attenzione, non leggetelo, non fate niente, quindi da lì era poi si è scatenata la guerra tra Cazzani e Farinacci, eccetera, insomma, le cose, ci sono troppi nomi, capisco, però questo. Ed è l'unico che in qualche modo ha il coraggio, che capisce come stanno andando la serie delle cose, quindi manda a Koch un paio di lettere, spiega la situazione dicendo guarda che gli altri sono stati scoperti, tu stai attento, però siccome è furbo lui non si farà più vedere a Milano, quindi quando la banda Koch sarà sciolta, e tra l'altro viene sciolta dalla Legione Muti, quindi da un altro reparto, cioè sono stessi fascisti che chiudono la Villa Triste praticamente, Don Troia non ci sarà, sia Troia che Calcagno saranno poi scomunicati ovviamente perché erano, cioè, erano tutto fuorché preti. Detto questo, non tanto Farinacci quanto Milanesi, su incarico diretto del ministro dell'interno, ecco, Koch ha mandato le persone a Cremona su incarico diretto di Mussolini, invece da Cremona agisce il ministro dell'interno e manda una persona di sua fiducia a investigare sulla banda Koch. Questa persona è appunto Maria Carbellini. All'epoca era nata nel 1906, quindi ha quasi una quarantina d'anni. Al Lupi di Cremona, è nata a Piacenza, al Lupi di Cremona figura come la capa delle informatrici. Di lei nessuno sa niente, cioè nel senso che nei documenti ci sono 4-5 persone, evidentemente la domanda era ricorrente, solo i 4-5 la ricordano dal punto di vista fisico, sono concordi nel definire in maniera appunto molto anonima come bassotta, bassetta, moretta, cioè quindi anche con aggettivi poco definiti. Uno si ricorda che forse era sposata a tale Ferraroni, ma non sono sicuri, e ci sono solo due persone che la identificano di fuori di queste definizioni. Una è un tizio che l'aveva vista al Bissone, diceva che andava spesso al Bissone a mangiare, e un'altra è la segretaria, una ragazzina che lavorava nell'ufficio di Milanesi e che probabilmente essendo una diciottenne curiosa aveva detto sì, ricordo quando lei mi disse che la Lola e la Lisa, che era appunto quella che doveva infilarsi nel letto di Milanesi, mi aveva detto di stare attenta perché questa qui è una spia. Ecco, poi per il resto nessuno l'ha vista, nessuno sa nulla, quindi sfugge agli stessi suoi colleghi sostanzialmente.
E viene mandata a Milano. Nel momento in cui arriva a Milano, Maria Corbellini smette di esistere, perché diventerà Lucia Zini, mi sembra. Avrà poi altri nomi, si chiamerà Rosalba Zini, si chiamerà Selene Corbellini, Anna Maria Romani, cioè ogni tanto cambia nome. Comunque, entra a far parte della Banda Koch, ci sta 2 o 3 settimane, quando ci sarà il processo contro la Banda Koch, lei è contumace, è una delle poche a essere condannate a morte, quindi quelle 2 o 3 settimane evidentemente riesce a darsi da fare, e contemporaneamente invia a Milanesi i rapporti in cui racconta le nefandezze compiute dalla banda. Tanto è vero che quando poi ci sarà il processo contro la Banda Koch, il principale atto d'accusa sarà il rapporto di Angelo Milanesi, quindi il rapporto di fatto fatto dalla Corbellini. Nel 45, nel 46 lei sparisce, nessuno sa niente di lei. Ricompare verso la fine del 46 e fino all'estate del 47. Ricompare perché è ricercata dalla questura di Cremona, naturalmente ricercata dalla questura di Milano, quindi è ricercata immagino in tutta Italia. È contemporanea, la questura, non nessun poliziotto la trova, però lei finisce attenzionata, come si dice in gergo, dai servizi segreti americani, dai servizi segreti inglesi e dei servizi segreti italiani. Naturalmente nessuno di questi servizi si premura di avvisare la polizia che lei è lì. E noi la troviamo a Roma in 2 contesti completamente diversi e con nomi completamente diversi, perché come Anna Maria Romani lei è la segretaria di un onorevole che ha fondato il partito monarchico, siamo già nel 46, quindi quando la monarchia non c'era più. E frequenta i salotti della nobildonna romana, che è vicina da una parte ovviamente all'aristocrazia, quindi ai nostalgici di Savoia, e dall'altra alla versione nera. Questi salotti sono frequentati anche da Mauro De Mauro, cioè da persone che appunto hanno avuto anche ruoli importanti e ambigui in generale. E poi la ritroviamo con un altro nome, adesso mi sfugge, comunque invece frequenta le zone della stazione Termini, dove arrivano, cominciano ad arrivare assembrati poi nelle case popolari intorno alla stazione tutti i profughi dall'Istria, che naturalmente hanno dei forti sentimenti sia di nostalgia, sono più anticomunisti poi tra l'altro che fascisti, perché ovviamente hanno avuto Tito in casa, sono stati costretti ad andarsene, sempre con i rifugiati dalmati, siani, eccetera. Lei opera a Trieste e quindi appunto tra l'altro ha parecchi soldi a disposizione, perché lei li assolda per fa soprattutto opera di propaganda, almeno in apparenza, cioè solo di propaganda, e cioè, sempre stando servizi lei ferma queste persone offrendo migliaia di lire per volta. A Torino invece è la responsabile delle SAM, che erano le squadre d'azione Mussolini, che erano circoli culturali, era un circolo culturale che nascondeva in realtà appunto intenti eversivi, avevano depositi di armi e quant'altro, ripeto, sono tutte cose che dicono i servizi. Appunto, nel giugno del 1947 arriva in Sicilia e va alla ricerca del bandito Giuliano. La strage di Portella della Ginestra è del 1 maggio, cioè quindi avviene un mese prima praticamente di quando lei arriva. È l'ultima volta che che lei viene citata in un rapporto, dopodiché sparisce. A questo punto leggo quanto scrive l'autrice. Allora, a livello non storico ma narrativo, può venirci incontro la fantasia. Questo scrive Barbara a proposito proprio di Maria Corbellini. In un bellissimo capitolo intitolato L'ultimo tango di Maria, l'incipit è dato da Che fine ha fatto Maria Corbellini? Sentiamo allora dalla voce di Ennio Mori. Tenuta sotto stretta sorveglianza dai servizi segreti italiani, americani e britannici,
segnalata in varie città e in diversi ambienti, la donna fa perdere ogni traccia di sé nel 1947, dopo che a Palermo ha cercato di mettersi in contatto con la banda Giuliano. All'epoca ha 41 anni, troppo giovane per perdersi nel nulla. Fosse morta, tanto più se in modo violento qualcuno l'avrebbe rilevato. Né Maria sembra il tipo da ritirarsi a vita privata, a vivere di memorie, coltivare rose o accudire animali randagi, soprattutto non a 40 anni. Neppure l'ennesimo cambio di identità avrebbe potuto aiutarla a sparire, visto che gli 007 erano riusciti fino a quel momento a rintracciarla, malgrado i tanti nomi dietro cui si era nascosta. Che fine ha fatto perciò Maria Corbellini? I documenti tacciono, gli storici sono costretti a tenersi in dubbio, ma a un livello diverso, uno storico può venirci in soccorso la fantasia. E allora Maria la possiamo vedere a bordo di un piroscafo, in partenza da Genova. I capelli ormai ingrigiti, stretti in una crocchia, coperti da un foulard, un tailleur del tempo di guerra, scarpe basse, bagaglio leggero di chi ha tanta strada da fare. Non guarda all'indietro, non vede la lanterna rimpicciolirsi alle sue spalle, né la costa confondersi a un certo punto con la linea dell'orizzonte. Non dà confidenza a Maria, per tutta la traversata parla con gli altri passeggeri il minimo indispensabile, giusto per non destare troppa curiosità. Sa passare inosservata Maria, lo ha fatto per tutta la vita e non le è difficile farlo durante la navigazione, in quei giorni lunghissimi, passati senza vedere altro che cielo e mare e cielo, da non poterne più. A bordo sono in tanti come lei ad avere un passato da nascondere, a limitarsi a saluti sfuggenti e a sorrisi tirati. Meglio non chiedere niente per non dover dare risposte. Cancellare i ricordi, imparare talvolta ad abituarsi ad un nome nuovo. E Maria? Seguiamo sempre l'immaginazione. Ha capito che i servizi segreti le stanno addosso, teme che la possano denunciare e per i suoi piani eversivi ha bisogno di restare libera. Per questo sceglie di partire. Le persone che frequenta sanno come aiutarla, anche dall'altra parte dell'oceano. Hanno contatti, soldi, una rete di mutuo soccorso che funziona. A lei basta solo attraversare il mare con un passaporto nuovo, l'ennesimo. In tasca ha l'indirizzo di una fittacamere che ospita donne sole e non fa troppe domande. Basta che tutti si comportino bene e non le creino noia con i vicini. Per la signora Pilar e per le altre ospiti, Maria si inventa un passato plausibile. Un marito morto in guerra, il padre caduto sul carso. Si veste di nero. Ogni mattina si appunta sulla camicetta una spilla, con un ciondolo portaritratto e la fotografia sgualcita di uno sconosciuto. I gesti da vedova, i sospiri, li ha imparati da sua madre. Esce poco. Una donna sola attira l'attenzione e lei deve passare inosservata, come sempre. E poi, Buenos Aires non le piace, è tutto troppo grande, gli uomini hanno un fare melliflo che la infastidisce. Una volta passeggiando è arrivata fino al mare, ma qualcuno le ha detto che no, che quello che aveva davanti era un fiume, e poi ha riso del suo imbarazzo. Così Maria passa le giornate in camera senza fare niente, o quasi. Qualche rammendo ogni tanto, qualche punto all'uncinetto, anche questo l'ha imparato da sua madre. Perché lo sa che la signora Pilar, le sue ospiti, le tiene d'occhio. Tutti gli affittacamere parlano con la polizia, si sa che sono curiosi per natura. Non che a Maria faccia paura una vedova che passa le sue giornate a tritare verdure, a spolverare i mignoli, ma sarebbe stupida vanificare il suo piano per una disattenzione. Così si cala nella parte, recita anche quando è da sola. A tavola racconta di un lontano cugino che l'ha convinta a raggiungere in Argentina e che prima o poi verrà a prenderla. Non c'è bisogno di aggiungere molto. Qualche sorriso finto,
due chiacchiere giusto per dire qualcosa la sera quando si cena tutti insieme, oppure se al pomeriggio capita di bere una tazza di mate nel salottino. Anche le altre ospiti della pensione parlano di mariti morti, di case distrutte, dicono di parenti che stanno a Rosarno, San Juan, Bariloche. Anche le altre mostrano foto in bianco e nero di giovanotti in divisa e si asciugano gli occhi con fazzolettini che sanno di lavanda. Non importa a nessuno se le loro storie sono tutte un po' troppo uguali per essere vere. La radio è sempre accesa in quella casa. Maria ascolta i tanghi, le milonghe. Una sombra e arrotto sarà su una sombra lo mismo che io. Vibra la voce di Carlos Gardel incamminito. Presto sarai solo un'ombra, un'ombra proprio come me. Maria ha un brivido, uno solo. Sa che il suo contatto sta per farsi vivo. Lei ha una vita da scrivere da capo e nuove trame oscure. Ci sono titoli che vengono di libri che vengono aggiunti all'ultimo minuto così per una questione puramente esornativa, perché un libro non può essere pubblicato ed uscire senza un titolo. Il titolo invece che ha scelto Barbara Caffi è un titolo profondamente pensato, complesso perché è diviso in tre parti e che inizia con una frase tratta da una lettera, dalla lettera di addio che un giovane partigiano cremonese scrive al padre prima di essere fucilato: per quanto ch'io soffra nel morire. È l'occhiello in termini giornalistico, vero? Ecco. E mi diceva l'autrice che l'ha messo proprio di proposito per introdurre quella che è la terza parte del libro, concerne quella che è la lotta, il rapporto tra l'ufficio politico investigativo e la resistenza partigiana. Due sono le figure di giovani partigiani che vengono ricordati nel libro e poi si dà anche documentazione nel dossier ritrovato. Partirei quindi subito chiedendo a Pier Antonio Bonetti di leggerci alcune note su queste due figure di partigiani. Una è Luigi Ugeri e l'altro è Renato Campi, due giovani che vengono fucilati a 20 anni, quindi giovanissimi. Carmen, nome di battaglia. Una facciata scarsa e quanto basta a Lupi di Cremona per segnalare l'avvenuta fucilazione di Luigi Carmen Ruggeri, sottufficiale della Guardia di Finanza, catturato a Pozzaglio il 20 settembre del 1944. Di telegramma. A seguito segnalazione 33/72, da data 20 corrente, del comando Gruppo Presidi Cremona Esterna, punto, informasi che ore 6:30 del giorno 24 corrente, nella piazza del comune di Pozzaglio Cremona, Ruggeri Luigi fu Domenico e di Mancini Pierina, nato a San Martino Belliseto Cremona, il 24/12/1919, residente in Cremona, via Boso da Dovara numero 27, è stato giustiziato mediante fucilazione come contravventore bando duce circa possesso abusivo armi fuoco, punto. Giustiziato era tra l'altro responsabile aggressione segnalata con foglio 33/72 sopracitato, punto. Seguono indagini per rintraccio altri responsabili predetta aggressione già identificati, punto. Firmato colonnello Tambini. Aveva un sorriso bellissimo e contagioso Luigi. Lo vediamo nella fotografia. Lo si capisce da una delle poche fotografie che di lui ci sono rimaste. Colpisce perché una volta davanti alla macchina fotografica non sorrideva nessuno, neppure i bambini. Lui invece sì, e all'aria da ragazzino. Di più, da ragazzino felice. Era nato alla vigilia di Natale del 1920, non del 19, come scritto nel telegramma. Luigi Ruggeri, nome di battaglia Carmen, vediamo la fototessera, la fotografia, quella di un giovane, come scrive Barbara Caffi,
che aveva un sorriso bellissimo e contagioso. Entriamo allora nel discorso della lotta partigiana di questi ultimi mesi del 1945 e delle vicende che appunto hanno portato alla fucilazione di questi due giovani cremonesi. Ruggeri era un sottufficiale della Guardia di Finanza, come è stato detto, accennato prima. Dopo l'8 settembre passa subito alla lotta clandestina. Era tra l'altro molto, molto in gamba, cioè lui è stato tra i partigiani in diverse formazioni con diversi compiti. A Milano ha aiutato un'organizzazione che aiutava fornendo documenti falsi, accompagnava gli ebrei, cioè aiutava le famiglie ebree ad espatriare. Ha combattuto nel Piacentino, nel Parmense, in Valdarda, eccetera. Era tra l'altro capo di una piccola formazione e piaceva tantissimo ai suoi ragazzi perché, pur essendo il capo, era in prima linea con loro, non si tirava minimamente indietro. Per un certo periodo opera nella zona del Casalasco, in altri gli danno incarichi invece in città. Noi pensiamo di solito al partigiano in montagna, c'erano anche i partigiani di città che dovevano fare opera anche di propaganda e di proselitismo, e viene arrestato a causa di una delazione. Lui si trova in quel momento a Pozzallo, siamo nel settembre del 44, è insieme ad altri tre o quattro compagni nella casa che fa parte di una cascina e che era affittata da sua cugina, che però era sfollata da un'altra parte e gliene aveva concesso l'uso. Non si è mai saputo chi è stato il delatore, perché inizialmente si era pensato al proprietario della cascina, che poi da un processo successivo viene comunque scagionato. Comunque qualcuno si accorge della presenza di queste persone in casa. Arrivano dei militi, dei volontari, ogni paese aveva ovviamente una sua milizia, e procedono, cioè nel senso, fanno irruzione nella casa, nella concitazione vengono sparati anche dei colpi di pistola. Teniamo conto che c'era l'oscuramento, quindi al tramonto tutto avveniva nel buio più totale, perciò c'era anche ovviamente confusione. E gli altri che erano con Ruggeri riescono a scappare da una porta secondaria. Ruggeri, per qualche motivo che non è mai stato capito, almeno credo, era invece al piano superiore. Non si sa se lui era andato a nascondersi di sopra, se era andato di sopra a cercare dei documenti o cercare probabilmente di nascondere dei documenti, o forse anche, visto il suo coraggio e magari la sua generosità, che era andato di sopra per distrarre appunto gli altri, per permettere ai suoi compagni di scappare. In ogni caso viene arrestato, portato a Villa Merli, ci resterà due giorni, due notti, viene torturato, non c'è documentazione su di lui, se non meno nei miei documenti c'era solo questo documento, che era la copia con cui Lupi di Cremona informa Lupi regionale, il comando regionale, e poi si decide per lui la condanna a morte. Tra l'altro ci sono anche una serie di coincidenze che alla fine depongono il suo sfavore, in questo senso, cioè, perché a Lupi non sanno che lui è così importante per la lotta clandestina, perché probabilmente se l'avessero saputo forse non sarebbe stato condannato subito e forse si sarebbe potuto salvare. Perché contemporaneamente ci sono nel Busetano, mi sembra, vengono catturati due ufficiali della GNR e i partigiani stanno pensando di proporre uno scambio. Però succede a Soresina, invece c'è un agguato in cui muore del tutto indipendente, in cui muore un altro soldato della GNR. Quindi per rappresaglia i tedeschi decidono di fucilare subito qualcuno, e quello che hanno sotto mano è Ruggeri. La sua morte deve essere di monito, perciò si decide di non solo di fucilarlo, ma di fucilarlo a Pozzallo, esattamente nel posto in cui era stato catturato, in modo che appunto anche la popolazione sappia che cosa può succedere ad aiutare i partigiani.
Viene riportato quindi a Pozzaglio all'alba, credo il 24 settembre, fosse la sera data giusta della morte, e il convoglio che arriva da Cremona si ferma in piazza. Lo vorrebbero fucilare in piazza, ma esce il parroco e dice sostanzialmente no, qui ci giocano i bambini. Quindi si spostano di qualche isolato e viene fucilato qualche casa più in là. Era ridotto in condizioni tali che per poterlo fucilare lo trasportano praticamente con una carriola, con un carretto, fino al luogo della fucilazione. Ma non solo. Una volta fucilato nessuno si può avvicinare al corpo, anzi quando era ancora vivo il parroco non può fare assolutamente niente, non può avvicinarsi, quindi lui muore senza nessun tipo di conforto, non solo religioso ma neanche umano. Una volta che è morto, per tutto il giorno ci saranno delle persone, armate ovviamente, a controllare che nessuno si avvicini. Solo di notte la famiglia, qualcuno riesce a trasportare questo corpo, a seppellirlo in forma anonima al cimitero di Pozzaglio, in una tomba ovviamente di qualcun altro. Ma non solo. Ci sono diverse testimonianze e denunce di persone che verranno fino alla fine della guerra perseguitate, arrestate, interrogate perché scoperte a portare dei fiori su questa tomba, quindi con anche una persecuzione sì, cioè che va oltre l'immaginabile, cioè nel senso che è un fiore, un atto di pietas che si dovrebbe concedere a chiunque. E questo però per dire invece del mio approccio non storico su qualsiasi libro sulla resistenza cremonese, anche sul sito del Lampi, la storia di Ruggeri ovviamente è riportata con dettagli sulle sue battaglie. Una delle cose più importanti che aveva fatto era stata quella di catturare la stazione di Fidenza un carro armato tedesco, quindi sottrarre un'arma importante ai nemici, oltretutto di tenersela insomma, per i partigiani. A me però di lui ha colpito più che la storia, adesso parte poi della sua fine tragica eccetera, ma mi ha colpito il sorriso, perché appunto una volta non sorrideva nessuno nelle fotografie, invece lui oltretutto che è in divisa per una fototessera, una foto ufficiale, invece ha questo sorrisone da ragazzino. E poi mi sono chiesta senza darmi una risposta perché lui avesse scelto come nome di battaglia un nome femminile, perché una volta non usava sostanzialmente, cioè una volta, non è, credo che siano stati pochissimi partigiani, quindi poteva forse andare la lirica, poteva essere il nome di un suo amore, poteva essere anche una forma di dileggio nei confronti dei nazisti, dei fascisti, quindi anche una donna può combatterli, non so, cioè ovviamente io non mi sono data una risposta, però è una delle cose su cui mi sono accollata, ecco, cioè mi ha colpito questa cosa, che probabilmente uno storico non mi sarebbe portato niente, ecco, cioè. Figura invece alternativa a Ruggeri è quella di Renato Campi e vediamo nella fotografia, è sempre una fototessera, cambia l'espressione, un'espressione più seria, non so, più matura forse, comunque era più giovane, aveva 19 anni. Però anche ci ha dato un'impressione a me, a Barbara, dell'aria del bravo ragazzo, del meccanico, del bravo meccanico, del giovane meccanico, no? Col giubbotto di pelle e il pelo, che ama la motocicletta e ama così un po' essere spericolati. Infatti tu posso. Io l'avrei visto bene con i suoi fratelli. Forse che sembra Renato, però un po' somiglia a Renato Salvatori anche. E quindi ha una faccia proprio da film neorealista in qualche modo. Di questa persona è rimasta una lettera che manda al padre, che invia al padre, una lettera di addio che invia al padre prima di essere fucilato. Io direi, e con questo concludiamo, insomma arriviamo, ci avviamo alla conclusione del nostro incontro, direi di sentire dalla voce, proprio dalla voce di Bonetti, la lettera di Renato Campi, poi lascio la parola ancora a Barbara Caffi per una conclusione. Facciamo allora un pezzetto di Ecce Homo e poi la lettera d'addio. Ecce Homo. La testimonianza di Andreina Campi sullo strazio subito dal fratello era chiusa in meno di una cartella da filoscritta. Leggerla
basta un minuto o poco più a scriverla, occorre a far tanto il doppio del tempo. Anche gli altri documenti relativi alle sue denunce si limitano all'essenziale. Ma quanti silenzi nascondono quelle poche parole? Quante lacrime, quanta rabbia, quanto dolore? Cosa vede Andreina nel corpo di Renato? Hanno pochi anni di differenza. Lei è di poco più grande e sicuramente gli ha fatto un po' da mamma. Chissà quante volte gli ha asciugato il naso, chissà quante volte gli ha tirato uno scappellotto, chissà quante volte gli ha pulito un ginocchio sbucciato o gli ha strappato un bacio, che i maschi si vergognano ad essere affettuosi. E chissà, Renato, quante tirate di treccia, quanti pizzicotti, quante spinte per gioco, prima che nascesse Carlo, il piccolino della famiglia, arrivato un bel po' dopo gli altri. Renato è stato l'unico maschio in mezzo a tre sorelle, Andreina appunto, e poi Elide e Anna. Tutti a tirare la cinghia perché i campi sono poveri e i soldi che porta a casa il papà carrettiere finiscono subito. I giochi insieme in cortile, Andreina però non può averli dimenticati. E poi gli sbigli, le risate soffocate, la sera, quando si andava a letto ma il sonno non veniva e non basta il buio a farti venire voglia di dormire. Cosa vede Andreina nel corpo di Renato? Cosa ricorda di lui e di lei insieme, della loro vita di fratelli? Di certo le chiacchiere, le confidenze, forse si sono raccontati di qualche amore, poi i giorni bui, dopo la morte della mamma, il farsi forza insieme. Chissà cosa si sono detti del fascismo, della guerra. Chissà se hanno mai parlato di libertà, loro che sotto una dittatura ci sono nati e cresciuti. Chissà come si immaginavano un futuro di pace, loro che le bombe americane le avevano sentite cadere vicine vicine, loro che i tedeschi li avevano quasi in casa, due o tre strade più in là. Neanche una bara hanno dato a Renato dopo la fucilazione. Hanno messo in una cassa, qualche asso inchiodata e niente più. Sul corpo segni di ustioni, lividi e le tracce lasciate dai proiettili. Forse il suo bel viso da ragazzo di una volta è sfigurato. Quei ricci che hanno l'aria di non voler mai stare a posto sono imbrattati di sangue ormai secco. I 19 anni di Renato sono finiti all'alba di un giorno di febbraio. È un mese strano. Febbraio, a volte regala giornate terse, che sanno più già di primavera malgrado il freddo che morde, a volte invece la pioggia o la nebbia ti ricordano che siamo ancora in inverno. Chissà che tempo faceva quella mattina, chissà se l'ultimo sguardo di Renato ha cercato i contorni delle cose in un cielo lattiginoso, o se il sole ha rischiarato un'aria di vetro. Il 18 febbraio del 45, il regime fascista liquida la morte di Renato Campi in 7 righe e mezzo e non ne fa neppure il nome. Fucilazione di un disertore è il titolo. E lo stesso giorno, di righe, all'uscita di una nuova rivista di linguistica, il giornale di Farinacci ne riserva 16, addirittura il doppio. Quassù in cielo stiamo bene. L'ultima lettera di Renato Campi. 15 febbraio. Caro padre, prima di morire credo opportuno ancora di farti sapere qualche cosa per me. Caro papà, sono qua ancora per poche ore e poi dovrò morire. E mi sento dirti che ti tanto amato tanto e te come la mamma, la tua cara moglie, e mi ricordo che poco tempo prima di morire mi ha detto queste parole. Renato, so che devo morire, ti raccomando tuo fratello Carlo, e poi mi ha detto anche che doveva dirmi qualche cosa a me per te il giorno dopo, quando andavo a trovarla, ma purtroppo era già morta. Caro papà, mi dispiace molto morire perché non posso più vederti. Avrei voluto poterti vedere ancora una volta, ma vedi, il destino ha voluto così. Caro padre, devo dirti che quando saprai questo non disperare, non pensare.
pensare a noi perché quassù in cielo stiamo bene. Perciò ti chiedo di non fare come prima, cerca di capire perché ci sono ancora tante cose in casa, per esempio il Carlo che ha bisogno di un'educazione, l'Andreina che è stata per me come una madre e così anche la povera Emile, amata anche lei. Papà, questo non importa, ormai è passata. Chissà che anche per la nostra famiglia sia finita qua, credo che abbastanza. Caro papà, ti saluto, ti abbraccio, ti bacio. Ti auguro una nuova vita e ti proteggerò e ti guarderò dal cielo. Ti raccomando la nostra famiglia, specialmente il mio caro fratellino Carlo, che ci ho voluto tanto bene. Ciao, papà. Scrive Barbara Caffi, pur avendo potuto visionare personalmente la lettera che Renato Campi scrisse al padre per le trascrizioni, mi sono affidata a quanto riportato da Armando Parlato in Quaderno di Storia, da Cronaca dell'Olocausto 1920-1950, Libreria Ponchielli, apportandovi alcune dovute correzioni. Sì, la lettera è ormai quasi leggibile, era un foglietto scritto a matita che solo in tempi relativamente recenti è stato messo una posizione su una cartelletta di plastica. Naturalmente la grafite col tempo inevitabilmente si cancella, oltretutto è un foglio che era stato piegato in quattro, probabilmente passato molto di straforo, e nei segni della piegatura ci sono dei tagli. Io l'ho fotografata, ma poi diventava, cioè per me era illeggibile, quindi ho utilizzato una fotocopia per farne la trascrizione. Penso che la lettera dica tutto, insomma, è di una dolcezza infinita nella sua sgrammaticatura, che poi nella lettura non si avverte, ma quando lui dice "m'ha detto", lui scrive MA, cioè non fa l'apostrofo H, cioè quindi è proprio un è una famiglia che parla in dialetto, ed è anche bellissimo lo sforzo che nell'ultima lettera lui fa per esprimersi in italiano, che per lui è una lingua probabilmente difficile. Anche Renato è stato, venne arrestato a causa di una delazione. Probabilmente i familiari avevano ipotizzato per una prima ipotesi che fosse una vicina di casa, perché era molto fascista, il fratello me l'ha definita la più fascista di Cremona. Invece poi si è saputo che questa signora, pur essendo appunto fascista, aveva cercato di fare il possibile per salvarla, era andata anche a Milano a bussare a qualcuno, insomma, ma non c'era riuscita. Perché il figlio di questa donna era tra i migliori amici di Renato, quindi a volte ci sono delle cose che vanno oltre le ideologie, la politica, le cose. Infatti mi è stata fatta vedere una fotografia in cui ci sono quattro ragazze, quelle fotografie che tra l'altro sono di quei formati microscopici che usavano una volta che non si vede niente, e le due persone all'estremità sono uno Renato e l'altro il figlio di questa donna. Poi mi è stato fatto anche il nome dell'altro presunto dell'attore, vabbè, queste sono storie di 70 anni fa. La questione degli attori era comunque agghiacciante, perché erano i vicini di casa, in alcuni casi erano degli attori quasi professionisti, c'erano delle figure che erano in qualche modo costrette a denunciare, i portinai, gli albergatori, gli infermieri dei pronto soccorsi. Per certi versi l'obbligo di denuncia c'è tuttora, quindi non deve sorprendere. In altri casi erano veramente i colleghi, i vicini. Le denunce venivano fatte per cose grosse, ma anche per l'ascolto di Radio Londra. E la cosa che colpisce è anche appunto, cioè non è tanto il momento in cui viene fatta la denuncia, è il dopo. Cioè se io so che è stato il mio vicino di casa a denunciare mio figlio, cioè noi non siamo la Città del Messico che cambiamo quartiere, cioè questa persona tu la trovi per tutta la vita, te la ritrovi davanti, se anche cambi casa appunto a Cremona per un po' ti incroci. C'è un episodio che riguarda, che è successo a Dormello, che è agghiacciante proprio per questo aspetto, non tanto della delazione ma di quello che succede. C'è un ragazzo che era neanche un partigiano, ma un renitente alla leva, viene arrestato, cioè meglio, vanno a cercarlo, non lo trovano, e quindi arrestano il padre. Era una prassi comune, cioè non trovano te, arrestano tuo padre, tua madre, tua moglie, chi c'è, chi trovano in casa. In modo che tu sei obbligato in qualche modo a consegnarti, ed è quello che fa questo ragazzo. Lui si consegna, viene
viene condannato a morte perché appunto veniva in terrorismo, il bando del duce, imponeva che tu o entravi a far parte dell'esercito della Repubblica Sociale, andavi a lavorare in Germania o avevi, dimostravi di avere un lavoro, altrimenti se, cioè, non era prevista l'opzione non aderisco a questo, e prevedeva la condanna a morte. C'è un portone di esecuzione ufficiale, a questo portone di esecuzione si aggiungono 3 o 4 persone che sono l'ora di Gomello, si aggiungono 3 o 4 persone di Gomello e di Pizzighettone. Stiamo parlando di paesi da poche migliaia di persone in cui ovviamente tutti si conoscevano, probabilmente erano mezzi parenti, hanno giocato insieme, quindi già il fatto di andare ad aggregarsi per fucilare qualcuno, sta parlando di ragazzi di 20 anni. Ed è non solo, questo ragazzo viene fucilato e per diversi giorni dopo la fucilazione il gruppo di chi l'ha fucilato va sotto le case dei genitori schiamazzando e festeggiando. E ripeto, stiamo parlando di Gomello e Pizzighettone. E al di là di quello che è successo in quei momenti, io mi chiedo, ma nel 45, ma dopo, nel 50, quando pensi si sono incontrati per strada? Perché poi è questo appunto che colpisce moltissimo. La mattina del 6 febbraio, come ha letto Bonetti, Renato viene portato al Po, al poligono di tiro che era in fondo al viale, più o meno, dove ci aveva la Tamara, e fucilato. Poco più di 2 mesi dopo, il 25 aprile, arrivava la fine della guerra, arrivava la liberazione, e il popolo italiano si avviava così a nuove vie di ricostruzione, di speranza, anche così allietato dalla musica del tempo, dalle canzoni del tempo, si ritorna alla vita normale, si ritorna a ballare, si ritorna a ritrovarci, si ritorna all'amore, si ritorna insomma a una vita normale. Io chiuderei questa nostra conversazione con il video sempre del nostro bravissimo Alberto, ringraziando la dottoressa Caffi, giornalista del giornalista. Se qualcuno, se io so che siano, comunque ecco, se qualcuno avesse delle domande naturalmente. Certo, dopo il video apriamo il discorso a tutte le domande.